I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 6 arresti domiciliari, nei confronti di 14 soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata a traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di ricostruire le due organizzazioni criminali deputate allo spaccio di sostanze stupefacenti, operanti nei territori di Quarto Flegreo e Napoli, quartiere Fuorigrotta. Il business della droga veniva realizzato seguendo prevalentemente due modus operandi. Il primo fondato su una vendita statica dello stupefacente che avveniva in punti di maggior afflusso da parte dei giovani acquirenti, bar, pub, pizzerie e sale scommesse. Il secondo, invece, basato su un canale dinamico che avveniva mediante appuntamenti concordati a mezzo telefono tra spacciatore e acquirente, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo dell'incontro. L'attività ha consentito di recuperare circa 2 kg di sostanze stupefacenti e una piantagione di marijuana. I destinatari della custodia cautelare in carcere sono stati tradotti nella casa circondariale di Napoli Secondigliano.